signori, oggi tratteremo la spada della roccia, il mio classico Disney preferito. Oh my god! E l'ultimo classico Disney fatto con Walt Disney, stavo per dire nudo. Nudo. E l'ultimo classico Disney con Walt Disney vivo. Magamago doveva avere un corvo e immagino che quest'idea è stata ripresa in Ribelli the Brave. Nella versione originale? Nella versione originale Anacleto si chiamava Archimede. In italiano si chiama Anacleto. E non Anacleto nella versione originale, ma Archimede. Più bello Anacleto. Più bello Archimede. Tutti sanno che il principale nemico di Re Artù è, e di Mago Merlino, Satana. Lo so! Lancillot. Il tempo. Maga Morgana. Il tempo. Esatto. Maga Morgana. Fata Morgana. Maga Magorgana. Fata Morgana. In questo film non venne messa Morgana perché si pensava che fosse un cattivo troppo cattivo, e visto che questo doveva essere solo l'inizio della storia era un po' strano che Merlino affrontasse subito Morgana. Morgana. Doveva apparire anche Ginevra, una ragazzina di cui Semola si innamorava. Riferimento al fatto che diventerà la regina. Sì, vabbè, lo sappiamo. Il carattere e metà delle battute di Merlino. Ah, lo so! Gandalf. Sono riprese da Walt Disney. Walt Disney? Dal modo in cui si comportava Walt Disney e tutto il resto. Lo amo ancora di più! Il naso era lo stesso e fece tutto questo a sua insaputa, filmandolo di nascosto mentre si muoveva per riutilizzarlo, per animarlo. Ma non era antipatico Walt Disney? Sto c***o. La serva cicciona ha la stessa doppiatrice di Aurora. Il film si svolge in Inghilterra, come ben sappiamo. Quella nota isola della Danimarca del Sud. Quella. In Inghilterra, stato europeo, se non sbaglio. Non più. Non più. Gli scoiattoli sono arancioni. C'è un errore che può essere non considerato errore. In pratica Merlino si trasforma in uno scoiattolo grigio, che è uno scoiattolo tipico americano. Questo è giustificato dal fatto che Merlino, essendo un mago, potrebbe benissimo essere stato in America e sapere come sono gli scoiattoli grigi. Ma li viaggia anche nel tempo? Nel tempo dei tempi, sì. Amen. Anche il mago di fantasia è basato su Walt Disney. Una coincidenza, capito. Quello dell'apprendista. Quando Semola va a prendere la spada, scavalca una ringhiera, prende la spada, e quando torna indietro la ringhiera è scomparsa. Che mia! Oh, strega. L'altro errore è che quando Semolo scrive le lettere, impara a scrivere con Anacleto, tracciando la A, traccia solo le due gambe che fanno così, ma la lineetta si crea da sola, giusto? Molti pensano che la scoiattola che si innamora follemente di Merlino era la Trincia Bue. Mi aspettavo che dicessi sono vecchio. Un essere umano! Beh, molti pensano che quella scoiattola obesa sia Magamago. Ma lui sono un vecchio. Un essere umano! Il film Chanticleer venne cancellato per fare questo. Signori, ho appena scoperto una cosa devastante per la mia anima. No. Caio, all'inizio del film, cerca di uccidere un cervo. Quel cervo è la madre di Bambi ed è esattamente la stessa scena, vista da un'inquadratura diversa. Nel 2015 venne annunciato che era in lavorazione una versione live action della spada nella roccia. Yeah, esultiamo bambini! Se esce una cacata come Merlin. Perché Merlin è una cacata? Merlin è una cacata. A me Merlin. Tutti i fan di Merlin. Merlin è una cacata pazzesca. Me era una brutta copia di quel bellissimo film. A me Merlin piaceva. Quando ero 12 anni. Vabbè, non lo farò più. Però mi piace. Lo trovi su internet. Okay, così tanto per un finale. Non l'ho mai visto. Cosa? Nella versione inglese del film, Semola durante il corso di tutto quanto il film cambia tre doppiatori. Il primo
entrò in lavorazione per essere semola, tutto andò liscio finché non iniziò la pubertà e cambiò completamente la voce. Così gli ha preso un secondo. E anche la sua voce cambiò. Canto la parabola agonistica. Quando Caio dice non sono mica il suo tutore, sta facendo in realtà un riferimento alla Bibbia. È la frase che dice Caino riguardo Abele. Il lupo presente all'interno del film della Disney, l'ultimo film della Disney con Disney vivo, della spada e della roccia, il lupo era un'idea per il film Il libro della giungla, sempre della Disney. Doveva essere Tabaki. E però l'hanno scartata perché i tabacchi sono illegali per i bambini. Hanno tolto il personaggio di Tabaki tutto lì. Al posto della canzone Igitus Figitus doveva esserci una canzone chiamata La chiave magica. With a hey dum diddy and a diddy dum dee, fill your noggin full of knowledge and then you'll see what a glorious experience your life will be. A noggin full of knowledge is the magic key. Magic key, magic key to what? The key to the doors to the future and past. Oh, both be yours to explore at last. The greatest adventure of them all, you see. A noggin full of knowledge is the magic key. Magic key, diddy dum dee. Magic key, diddy dum dee. With a noggin full of knowledge, you're bound to find the thrill of the ability to use your mind. Mathematics and philosophy and history are very necessary for the magic key. But I can't read. With a hey dum diddy and a diddy dum dee, you've got to learn the alphabet from A to Z. Letters make words, and words, you see, are very necessary for the magic key. A to Z, diddy dum dee, A to Z, magic key. If you read your history and read it well, you can see why empires rose and fell. And if you learn the lessons of your history, yes, sir, you're possessor of the magic key. I haven't played that in 37 years since we tossed it out of the movie. Un'altra canzone eliminata è The Blue Oak Tree, che nel film appare solamente cantata per un pezzettino alla fine. Qui e lì, notte di, questo il mondo fa girare. Bianco e nero, falso e vero, questo il mondo fa girare, per ogni qua c'è sempre un là, per ogni su c'è sempre un giù, per ogni su, no, per ogni me c'è sempre più, per ogni lì c'è sempre un qua, vabbè, fa niente. Comunque, questa canzone sembra una cosa abbastanza stupida e superficiale per scherzare, ma in realtà vuole essere una spiegazione non troppo semplificata, in realtà, di Eraclito. Sì, evviva. Eraclito? Eraclito. Tutte le canzoni che appaiono nella spada e nella roccia, in realtà sono spiegazioni estremamente complesse, generalmente di filosofia, ma semplificate per essere comprensibili persino da un bambino o da semola. Hicketus, figgetus, miggetus, mum, prestidigitonium. We're packing to leave, come on, let's go. Books are always first, you know. Oh, where was I, boy? Hockety-pockety? Oh, yes, that's right. Diminished dictionary, that word's in your vocabulary. Hockety-pockety-wockety-whack, that's the way we've got to pack. Hicketus, figgetus, miggetus, mum, prestidigitonium. Molti dicono che Maga Mago venne inventata per questo film. In realtà no. In realtà lei doveva essere Madame Mim, ovvero la signora matta, che è davvero un personaggio del ciclo bretone, cioè delle avventure di Artù, della tavola rotonda e di Excalibur e tutto il resto. Ma è un personaggio estremamente secondario e effettivamente molto diverso rispetto a come appare nella Disney. Ma all'inizio doveva essere la regina d'Inghilterra che aveva preso il potere, sì, intanto che si cercava di eleggere un nuovo re. Perché la leggenda dice che diventerà re soltanto chi estrarrà la spada dalla roccia. E lo sanno tutti che le femmine non sono in grado di estrarre la roccia dalla spada. Nella versione polacca, Anacleto si chiama... è una femmina, si chiama Minerva.
Ah, ce l'hai una curiosità sul baffo di Pirate! Il film è stato in lavorazione dal 1939 fino al 52, prima da adesso, giusto? Fino al 56. 59. Fino al 59. 57. Fino adesso è ancora in lavorazione. Fino al 57. Non ho ancora finito. Fino al 58. Non hanno ancora finito. Fino al 54. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima barbagianata. Ci vediamo alla prossima, amici. Da Mario. Mi cadono i baffi in punta. Seguite questo tipo su YouTube, Facebook, Instagram, tutti i suoi social che troverete in giro per il mondo. E seguite anche Monkey99 e Dragicano. Non chiamatemi così, ti prego, vi prego. Non esiste, non esistiamo. Siamo solo confitti di Mario. Però mi raccomando, iscrivetevi se il video vi è piaciuto e condividetelo se